Ciao a tutti, oggi giochiamo con il set Lego 5938, è uscito nel 1998 per la serie Lego Adventures. Sono 76 pezzettini e sul retro delle istruzioni però venivano ancora mostrate alcuni spunti alternativi su cosa si poteva costruire. È un bel dettaglio. La storia raccontata da questo piccolo set è che abbiamo il cattivo della serie Adventurers, Sam Sinister. Vediamo se riesco a farvelo vedere nel dettaglio. Eccolo qua. Qua ha ancora tutte e due le mani. Che ha costretto l'eroe invece della serie, il nostro gemello di Indiana Jones, Johnny Thunder. Qualcuno di voi lo può ricordare dal film Lego Movie. Ha costretto, sotto la minaccia delle armi, Johnny Thunder a usare la sua esperienza e le sue conoscenze per rinvenire un antico tesoro d'Egitto. Il problema è che Sam Sinister, una volta arrivati sul posto, non curante di nient'altro, si precipita sulla tomba del faraone per rinvenire questo famoso tesoro. La tomba del faraone è però coperta, vediamo se invece noi riusciamo a farci caso, è coperta di geroglifici che ci avvertono che chi apre la tomba del faraone andrà incontro a una maledizione. E questo è esattamente quello che succede, perché Sam Sinister... Ok, scusate il fuoco che cambia continuamente, ma il set è molto piccolo. Sam Sinister aziona questa leva, aprendo veramente la tomba del faraone, liberandone lo spirito. E lo spirito, appena libero, cosa fa? Insegue chi ha profanato la sua tomba, portando fuori dalla scena Sam Sinister e lasciando via libera a Johnny Thunder, che può arrivare sul retro della tomba, arrampicarsi quassù, la cosa non gli fa paura perché è un avventuriero, e aprire nel modo corretto la camera del tesoro. Possiamo farlo anche noi per scoprire queste quattro monetine d'oro nascoste all'interno. Non c'è molto altro da dire, un set piccolino, semplice, molto divertente, e la serie Lego Adventures, devo ammettere, ha alcune sorprese, venne sottovalutata al tempo, ma è decisamente molto carina. Un saluto e alla prossima!